se devo pagare debiti finisco a vendere qualcosa di qui, se riesco a vendere o vendere l'elettrica per intero, pagarmi i miei debiti e investire tutto sul negozio di mia moglie. Claudio Cantini dice basta. La storica gelateria e yogurteria di Piazza della Repubblica a Ponzacco abbassa definitivamente la saracinesca a causa delle perdite economiche legate alle restrizioni per coronavirus. Siamo tutti nello stesso mare, c'è chi va con lo yacht, c'è chi va col traghetto e c'è chi va a nuoto, c'è chi ha le spalle larghe, contento per lui e si può salvare. Ma io non rischio per indebitarmi ancora di più per poi affondare del tutto. Cantini apre poi una parentesi sui contributi del governo alle imprese. Se vinci vengono contro dai decreti che parlano tanto, ma poi stringi, come 600 euro, vabbè, a me mi sta arrivato 600 euro, sono contento, come dice prima la signora, non è che ci sputo sopra, però purtroppo non ci faccio niente, ci pago neanche l'affitto. Per l'imprenditore, un vero appassionato del proprio lavoro, si tratta di una decisione estremamente sofferta. Ma guarda, mi piange il cuore perché, insomma, io qui dentro praticamente ci lavoro, le ore che metto qui dentro sono dalle 15 alle 16 ore. Poi mi divertivo proprio con i ragazzi qui fuori, era un divertimento, era proprio una passione. I soldi, sembra strano, ma i soldi andavano in secondo piano.